fosse con i miei figli, con loro. Si stava a Livorno già da qualche anno, però siamo stati sfrattati. Maria, il prossimo 15 agosto, compirà 90 anni. Vive nella Torre del Cigna, edificio occupato dallo scorso febbraio alla periferia di Livorno. Maria si trova qui con la sua famiglia, 4 adulti ed un bambino di quasi 3 anni, suo bisnipote. Ci accoglie fra le 4 pareti in cartongesso che suo figlio ha tirato su in alcuni spazi, che un tempo erano uffici. Qui quando siamo entrati noi era pieno di macerie, una cosa insopportabile a vedere. Maria ha voluto ricreare l'ambiente della casa in cui viveva, prima di finire per strada, portando con sé nell'edificio occupato ciò che ha di più caro. Questo è il mio amore! Io da tutte le parti me lo porto. E questo, e me lo sono messo anche qui. Che c'è un trafiletto che lo misero sul giornale, perché era una persona che gli volevano tutti bene. Qui Maria accetta di adattarsi, nonostante l'illegalità e i rischi che la condizione in cui vive comportano. Siamo in un'occupazione, c'è sempre la paura che entra la polizia. Per noi a tutte le volte che si entra abbiamo problemi di denunce. Io sono contenta, mi ci trovo bene. Poi sono con le mie gente, sono. Ma dietro questa apparente serenità, qui alla Torre del Cigna la situazione resta di forte precarietà per i 50 nuclei familiari che occupano l'immobile. La paura è quella di essere cacciati da un giorno all'altro. Una delle forze dell'ordine, una di loro, non so come si chiama, ha detto vieni qua, mi ha chiamato lì, ha detto ascolta vai lì da Cigna perché lì spacca la porta. No, la porta non la spacco io. Ora la speranza per le persone che vivono qui è forse proprio la scelta del Consiglio Comunale Livornese di assegnare alcuni immobili privati a chi la casa non ce l'ha. Speriamo che qualcuno ne lascia stare magari vivere qui, se il Comune non dà niente mi lasciano vivere qui come si deve vivere, per la strada non si può stare, con i figlioli, nemmeno un cane. How could she...